SBAU 2024, quindi anche quest'anno in presenza per verificare i vari stand su cosa esiste in innovazione nel 2024 dei vari presentatori del processo produttivo tecnologico, e che quindi danno un proseguimento all'industria o azienda comunque. E adesso mi faccio un giro negli stand e vediamo un po' che cosa c'è da vedere. L'atmosfera che si respira qui in SBAU 2024 è naturalmente una evoluzione molto più ampia, c'è un clima, che un'aria che si respira di allegria. È molto tangibile, anche perché rispetto al 2022, in una circostanza post-Covid, quindi dove c'erano almeno 2/3 in meno degli stand in presenza attuale, noto veramente con piacere una forte presenza. Veramente una superficie molto più ampia della mappa di SBAU 2024, visi molto più allegri, un'aria che si respira più dolce di quella del già 2023, e quindi si cerca di avere una visione futuristica molto più redditizia sull'aspetto tecnologico. Quindi qui vediamo che si stanno popolando i vari salotti per i mini convegni organizzati dalle compagnie. Qui invece c'è una sala mensa, un refettorio già abbastanza popolato. Adesso sto facendo un giro piuttosto generoso, ma anche con piena soddisfazione, perché, come ripeto, come ho già detto in precedenza, si respira un'aria totalmente diversa già dal 2023. Il 2022 era proprio un anno di ripartenza post-Covid, quindi c'era un po' di tristezza nell'aria. Tra l'altro le luci sono anche strepitose, luci che trasmettono tranquillità e allegria, quindi comparto energia, telecomunicazioni, media in generale sono il punto forte delle edizioni SBAU. Ricordiamo, in effetti, le precedenti e storiche edizioni, quando nasce SBAU unicamente per l'arredamento d'ufficio, dove poi si evolve con passo tecnologico verso
la programmazione di computer, soprattutto poi negli anni 90-2000, dove la preponderanza era quella della macchina da gioco, quindi il gaming, e dove naturalmente diventava protagonista della mia presenza con quelle sessioni di SMAU, dove non ricordo se il biglietto era a pagamento o era sempre su invito, perché sono passati talmente tanti anni che mi sfugge il ricordo. Magari qualcuno di voi sicuramente ha più memoria di me a riguardo. E diciamo che si respirava un'altra aria, molta più presenza giovanile e rivolta al mercato consumer, è totalmente diversa da oggi, dove c'è dove l'esposizione è rivolta praticamente unicamente alla sfera professionale. Quindi prodotti oggi per le aziende, innovazione tecnologica, comunque le basi di sviluppo si aprono appunto qui in SMAU, dove le aziende propongono il proprio pacchetto. A volte ci si imbatte in una innovazione vera e propria, oppure altre volte c'è un piccolo upgrade del proprio prodotto attuale, oppure sono tantissimi i risvolti che si possono misurare qui nell'esposizione veramente grande quest'anno, SMAU 2024. Adesso farò un'altra piccola panoramica all'interno della struttura, per poi soffermarmi su qualche realtà più definita. Si spazia veramente dal prodotto bancario, dal prodotto assicurativo, che si estende quindi sulla piattaforma web. Ricordiamo infatti che il web è a tutti gli effetti il negozio più grande del mondo internet, quindi del mondo intangible a questo punto, dove il negozio fisico prende una lieve presenza, quindi, no? Per dare appunto spazio ad un negozio virtuale, il mondo della tecnologia che si è evoluto in questi anni prende ormai piede sotto ogni punto di vista. Diciamo che oggi sono molto contento per essere qua di persona, come faccio tutti gli anni, ma sempre mi è rimasta una punta di amarezza, perché diciamo che non sono coinvolto direttamente nei prodotti, ma più che altro come presenza video, però diciamo una punta di amarezza riguardo il passato, per come era presentato un prodotto completamente diverso, ve lo dicevo. Però
teniamo sempre conto che l'innovazione si svolge in questi muri, quindi ci sono nuove conoscenze, nuove partnership dove si sviluppano appunto attraverso i canali di comunicazione anche fisici, perché comunque l'imprenditore ha la possibilità tra queste mura di uno scambio di idee, nuovi rapporti e nuove conoscenze. In effetti vedo proprio un dialogo fisico molto accentuato. Quindi adesso parteciperò magari di persona a qualche stand dove si svolgono i convegni. Vediamo quello che mi sembra più consono per le mie conoscenze. Non vedo, scusate, non vedo macchine dove ci sono visori 3D per lo sviluppo. Ad ogni modo adesso farò un giro più da vicino. Buona permanenza a tutti.